eri, Signore, quando io t'ho cercato, quando io avevo bisogno di una mano, quando io mi sentivo solo, quando io cercavo disperatamente il senso della mia vita. Sono gli interrogativi della preghiera di un tossicodipendente che abbiamo pregato ieri e su cui abbiamo anche un po' riflettuto. E sono gli interrogativi non solo di un ragazzo, di una persona che ha delle dipendenze, ma sono interrogativi di tutti, perché vedete, non c'è solo la dipendenza da sostanze stupefacenti, la dipendenza dal gioco, dal sesso, dal denaro, ma vi è anche, per esempio, la dipendenza affettiva, la dipendenza dal peccato, la dipendenza dall'egocentrismo, la dipendenza appunto dell'altro. Tutti, lasciatemelo dire, e lo dico tra virgolette, siamo drogati, tutti siamo dipendenti da qualcosa o da qualcuno. E per tornare all'inizio di queste nostre riflessioni, solo la dipendenza da Cristo non crea dipendenza. E allora dove eri, Dio? Dove eri, Signore? Questo interrogativo che tutti abbiamo dentro trovo una risposta appunto nella nostra preghiera, la preghiera del tossicodipendente, che continua così: solo adesso mi accorgo dove eri. Eri dentro quella mia ricerca di amore. Eri quel volto sconosciuto che cercavo. Eri quello che mi dava un amore che non riconoscevo. Eri dentro quella mia stessa vita che credevo persa per sempre. Ecco dove era Dio. Ecco dove è Dio. Nella mia stessa ricerca, nel mio stesso dolore, nella mia stessa solitudine, solo che io non lo vedo. E continuo. Ma forse non è troppo tardi. Il tempo non rientra nelle dimensioni dell'amore. Dall'eternità mi ami e all'eternità mi destini. Cosa possono essere alcuni anni persi, se non frammenti sfuggiti dalla distrazione e dal capriccio? Anch'io posso essere come l'operaio dell'ultima ora di cui parli nel Vangelo. Mi hai chiamato alla fine della giornata. E che importa? Non mi darai meno di quelli che hai chiamato all'alba. Anche la quantità non è dimensione dell'amore. E il tuo amore non si lascia ingabbiare entro gli angusti contenitori delle categorie umane. Perciò dico a me e dico a te: non è mai troppo tardi per lasciarsi amare. Noi ci vediamo domani, sempre Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!